Volevo ringraziare chi ha contribuito all'organizzazione, il Comune di Firenze, che anche quest'anno ci ha messo a disposizione questa logistica, l'Ordine degli Ingegneri di Firenze, che ha partecipato all'organizzazione, ha accreditato il convegno per la formazione continua degli ingegneri. Bene, detto questo, ho già abbastanza invaso il tempo dei relatori. Passo la parola ai primi relatori della mattinata, che sono Iolanda Giacomello e Stefano Mastella, che ci parleranno del dilemma dell'invisibilità. Dobbiamo fare uno switch fisico dei relatori, quindi portate pazienza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite in sala? Sì, eventualmente mi avvisate, alzo la voce in modo tale che sia comprensibile a tutti, la lezione. Anticipo questo, il nostro primo intervento non vuole essere proprio una lezione fatta in modo classico, con l'idea di dare delle nozioni, ma così abbiamo deciso, in particolare io, dopo Stefano mi succederà e farà il proprio intervento, così ho deciso di iniziare in modo soft per le slide. Ho deciso di iniziare in modo soft raccontandovi, cioè portandovi un racconto, in particolare un racconto dal quale poi voi potreste trarre degli spunti di riflessione che magari se i colleghi che ci succederanno riusciranno a prendere qualche spunto appunto per apportare qualche pensiero, qualche riflessione, sarebbe interessante, sarebbe tutto molto interessante. Un po' come se poi si creasse una tavola rotonda tra di noi dove prendiamo spunto da tutti gli interventi. Ebbene, detto questo, inizio in modo soft raccontandovi la giornata in 5 minuti, la mia giornata di ieri. Io vengo da Milano. Mi occupo di privacy e sicurezza dei dati dal 2003, quindi pensate da quando uscì il decreto legislativo 196, quindi è parecchi anni che prima con il documento programmatico sulla sicurezza, poi con il regolamento europeo, si mastica sempre questo tema. Da l'ultimo anno a questa parte, questo tema di privacy, il diritto a essere lasciati da soli, in questo ultimo anno, bisogna dire, soprattutto in quest'ultimo anno, la cosa si sta un po' evolvendo. E dopo vi spiegherò perché ho notato questo. Ieri mattina sono partita da Milano, mi alzo abbastanza con calma perché guardate, questo oggetto lo chiamo la mia assistente, do anche una connotazione femminile in quanto donna e mi piace pensarlo che sia non il telefono, ma la mia assistente. Mi chiama, cioè mi mette la sveglia mezz'ora dopo, del resto sa molto bene che Luigi ha mandato l'altra sera ha mandato un messaggio dicendo domani alle 7 salta la sessione di ginnastica perché ho qualche linea di febbre. Per cui ha ben pensato di lasciarmi mezz'ora di più a letto e io mi sono alzata tranquilla. Mentre andavo in bagno, mi ha acceso la macchina del caffè. Come tutte le mattine, del resto io vado, entro in cucina e il caffè è già pronto. Mi alza le persiane, mi alza le tapparelle. Caspita, oggi è una brutta giornata. Piove tantissimo a Milano. Ieri era una giornataccia pazzesca. Per fortuna poi quando sono arrivata c'era bel tempo, ma me l'aveva avvisato, mi aveva avvisato di prendere un abbigliamento un po' più leggero rispetto a quello che negli ultimi giorni si portava a Milano. Perché qui fa più caldo, c'è il sole. Milano, una giornataccia, mi avvisa e mi dice: attenzione, sì, guarda che
C'è molta acqua. Il traffico, si prevede un traffico maggiorato del 50%, per cui vedi di sbrigarti. Alle 9:25 devi uscire, perché alle 10:30 il treno. Attenzione. Va bene, grazie. Ok, attenzione. Sì, fantastico. Tanto me la posso prendere con calma. Caspita, oggi. Che giorno è oggi? Ma oggi è l'anniversario di matrimonio della Betty, la mia migliore amica. La mia assistente mi dice: Ti ricordi che devi fare il regalo? Sì, è vero, ascoltami. Non mi ricordo cosa gli ho regalato l'anno scorso. Noi siamo abituati a farci dei mazzi di fiori ogni volta. Dice: Ascolta, ti dico, gli ultimi 5 anni questi sono stati i mazzi di fiori. L'anno scorso hai fatto 15 rose bianche. E io dico: Cavoli, quest'anno devo anche partire? Che faccio? Rose rosse quest'anno, ma non hai mai pensato? Caspita, non hai mai pensato che lei ogni volta che usciamo insieme, casualmente o non casualmente, ha sempre qualcosa di rosso? È vero, ma come ho fatto a non pensare che a lei piace il rosso? Ok, assistente, pensaci tu. La mia app chiama il fiorista, quello mio preferito, quello che sa che. Gli do sempre, faccio sempre dei commenti positivi perché ha sempre i fiori più freschi della mia zona di Milano. Acquista i fiori, li paga, automaticamente gli manda l'indirizzo da cui far capitare il mazzo di rose rosse alla Betty e ad un certo punto mi dice: Uè, guarda che il taxi è già stato chiamato, arriva fra pochi minuti, è a 1 chilometro da casa. Perfetto. Io mi scendo, prendo il taxi è già stato pagato, salgo in treno, arrivo a Firenze. Sono in anticipo, ho voluto proprio partire la mattina per farmi una bella passeggiata a Firenze, andare a vedere qualcosa e vado a vedere gli Uffizi. App, prenotami gli Uffizi. L'app mi prenota. Paga il ticket. Arriva sera, vado in ristorante, mi sceglie il ristorante, quello più vicino all'albergo, me lo sceglie lui. Voglio un ristorante di carne, siamo in Toscana. Arriva la sera alle 11, vado a letto e stamattina sono qui da voi. Questo è un esempio di quello che sarebbe potuto accadere se io mi fossi trovata a Pechino. Mi trovo a Firenze. Ma forse potrebbe accadere, anzi quasi sicuramente, potrebbe accadere fra non molto tempo, se ci troviamo qui ancora tra di noi il prossimo anno o fra 2 anni, ma veramente tra poco tempo. Guardare alla Cina oggi vuol dire rendersi conto e consapevoli di quello che potrebbe essere tra non molto tempo qui da noi. Quindi, perché vi ho raccontato questa storia così? Per dirvi che il tema della privacy è un tema che non è un tema mondiale, è un tema che riguarda ciascun stato, e dopo il mio collega, io adesso vi faccio un esempio, vi porto l'esempio di WeChat, ma il mio collega vi farà un altro esempio di addirittura un posto al mondo totalmente di cui uno non potrebbe mai immaginare, visto che associamo la tecnologia, il digitale agli Stati Uniti o alla Cina. Quindi non ci meraviglia neanche tanto se parliamo di WeChat, perché dato lo stato. Però io quello che volevo farvi riflettere è che il tema della privacy è un tema più grande di quello che abbiamo parlato fino ad ora e di cui avete sempre da anni sentito parlare. Perché attraverso l'esempio della Cina, noi stiamo andando verso degli ecosistemi così grandi, di cui purtroppo non siamo liberi di scegliere
se rimanere nascosti, se o di gestire il nostro nascondimento, mettiamolo giù in questo modo. Ok? Non possiamo. Cos'è WeChat? Cos'è WeChat? È un ecosistema, è ciò che mi permette di fare tutto quello che già facciamo oggi, perché non è che quello che vi ho raccontato è impossibile da fare oggi. Il fatto di chiamare un taxi col telefonino, lo facciamo. Il fatto di mettere una sveglia ed è la sveglia del telefonino, lo facciamo tutti i giorni, già esiste. Il fatto di prenotare un ristorante, il fatto di pagare con la carta di credito, ovvero sia con l'app che abbiamo scaricato sul telefonino. Succede già adesso. Qual è la differenza? Dov'è che stiamo andando? È che WeChat è un ecosistema che comprende al suo interno tutti questi micro mondi e li gestisce in modo unico, li gestisce in modo, li gestisce da solo, diciamo. Quindi c'è questa potenza che raccoglie una quantità di dati tale che al suo interno sia in grado di ricostruire la mia vita. Mi traccio ovunque. Oggi, qui, mi posso, cioè, diciamo che posso essere tracciato, ma ciascun mondo, il mondo della banca, il mondo dell'app, del personal trainer, la card del supermercato che sa cosa ha acquistato, eccetera. Certo che mi tracciano, però è un tracciamento che se voglio, dipingere la mia vita, devo mettere insieme i vari mondi. Oggi WeChat, invece, al suo interno contiene tutto, tutta la mia vita. Ma allora, e dopo passo la parola al mio collega, io mi chiedo, ma se questa è la tendenza, se questo è il percorso che saremo costretti, volenti o nolenti, ad andare, a percorrere. E qui lo chiedo anche ai colleghi esperti, ma qual è il vero senso della privacy? Riusciamo effettivamente a dare un senso al significato della solitudine, intesa come del prendere il mio mondo, la mia persona e poter decidere di non farla raccogliere da qualcuno, oppure cos'è? Vi dico solo questo e poi lascio la parola al collega. Tutto quello che ho fatto ieri l'ho fatto senza scrivere una mail, senza usare il portafoglio, senza pagare con la carta di credito o con il bancomat. Ha fatto una ricerca su internet, perché in base ai miei gusti anche culinari è stata la mia app in Cina, la super app WeChat, a propormi quello che secondo lui, sapendo bene, poteva essere un ristorante che mi avrebbe fatto piacere andare. Ok? Non ho cercato un contatto. Ho soltanto avuto delle necessità e dei desideri e questa app mi ha risposto come avrei voluto, mi avesse, come avrei desiderato e voluto. Il digitale che cosa fa oggi? E poi passo la parola a Stefano. Che cosa fa oggi? Mi serve. Mi accontenta. Mi permette di fare quello che farei comunque, ma in minor tempo, in minor spazio e con maggiore efficienza. Perché
devo preoccuparmi della privacy? E questo lo chiedo anche a parte le questioni etiche, che qui si aprirebbe un tema smisurato, ma vorrei capire anche dai colleghi perché e come posso affrontare il tema della privacy. Vi ringrazio. Prego. Prego. Io non uso WeChat, ma lo sto analizzando con delle persone cinesi che lo usano, perché appunto, come dicevo, è un mondo che purtroppo per noi, essendo la Cina uno stato che non... Scusate, essendo la Cina uno stato che non libero, purtroppo non abbiamo accesso a tutto quello che effettivamente dà come servizi WeChat. Quindi noi occidentali, tra virgolette, compresa l'America, gli Stati Uniti, sappiamo di quel mondo e solo quello che quel mondo è disposto a far vedere. Quello che c'è dietro non si sa. Sappiate che la Cina dal 2008. Le domande probabilmente le facciamo dopo. Le domande le facciamo dopo. Ah. Dopo l'ora ne parliamo. Ok, quindi io vi porto in un mondo un po' diverso. Passiamo dalla popolosa Cina al deserto. L'esempio che vi faccio è opposto. Sto parlando della Namibia. In questi giorni si è conclusa una grande campagna che ha portato la popolazione della Namibia a cambiare il modo in cui viene utilizzato il telefono cellulare. Fino all'anno scorso era possibile in Namibia acquistare una SIM senza fornire nessun tipo di dato personale. Quindi, mentre noi quando registriamo in Italia una SIM dobbiamo fornire tutti i nostri dati, aprire un contratto di un certo tipo, in Namibia come in altri stati, Inghilterra, per dirne una, questo non era necessario. Se ci pensate, la Namibia ce la rappresentiamo così, è una grande terra da safari e l'idea che la comunicazione, l'integrazione avvenga attraverso la rete cellulare è probabilmente la cosa più ovvia che ci sia, è il modo più comodo per comunicare. Contate che anche dal punto di vista dello scambio di denaro non ci sono tante banche, diciamo che siccome appunto il territorio è abbastanza grande diventa anche più complicato avere uno scenario come quello a cui noi siamo abituati a vivere. Dicevo, perché è interessante il caso Namibia e perché ne parliamo a confronto con WeChat? Perché l'anno scorso, dopo vari tentativi, il governo della Namibia, in accordo con le due principali, anzi con le due uniche compagnie telefoniche namibiane casualmente detenute dal governo, ha deciso di fare questa campagna in cui se si voleva usare il cellulare bisognava avere una SIM registrata con un nome e cognome. Con l'ottica della necessità per motivi di sicurezza, perché così era possibile tracciare l'eventuale e smascherare l'eventuale commissione di delitti. Però questo, che ha un evidente scopo di tracciamento, perché associare una SIM a una persona fisica, a una carta d'identità, è un sistema di tracciamento abbastanza importante, è il primo tracciamento che facciamo. Ha delle conseguenze non banali la Bibbia, perché prima di tutto, come dicevamo, la popolazione è sparsa in territori anche remoti, ma per incentivare questo passaggio, il governo namibiano ha deciso che da una certa data, era fine del mese scorso, chi non avesse fatto questo tipo di operazione, quindi registrare la propria SIM, il proprio numero di cellulare con una carta d'identità, praticamente perdeva completamente la possibilità di accedere alla rete cellulare. Un forte incentivo, direi, per fare questo tipo di operazione. Però il farlo ha comportato una serie di controlli
controindicazioni. Pensate a persone che non vivono nelle città, che devono spostarsi dai villaggi perché deve essere reclamata di persona, devono portare una fotocopia della carta d'identità se ce l'hanno, oppure fare una coda per avere una carta d'identità, una copia della carta d'identità da fotocopiare e da fornire all'ufficio che faceva questa associazione delle SIM. Quindi un disagio esageratamente pesante per le persone che appunto vivono magari in villaggi remoti o sono nomadi. Questo però è il tema che porta, vabbè, questa è la rappresentazione dei poveri namibiani in un villaggio che si trovano nell'immediatezza a non avere più la possibilità di non avere il cellulare. E contate che, come si diceva, pur avendo direzioni diverse, rimanere senza cellulare vuol dire spesso, per la popolazione namibiana, rimanere senza la possibilità di effettuare pagamenti, di far transitare denaro fra una persona e l'altra, perché quello è il mezzo più usato per fare transazioni economiche. E quindi di fatto li portava il non fare questo tipo di registrazione alla morte sociale, che è poi un tema che affrontiamo fra poco. Interessante, secondo noi, il motivo con cui il governo namibiano ha ammantato questa scelta, cioè motivi di sicurezza e di ordine pubblico. In realtà ci sono molti studi che dicono che non necessariamente l'associazione di una SIM con un cellulare aiuta a sventare dei crimini. Anzi, viviamo in un mondo, il nostro, in cui questa associazione c'è e non mi sembra che le associazioni criminali abbiano problemi a commettere crimini pur avendo dei cellulari identificati. Ci sono tanti modi per eludere questo tipo di situazione. Quindi tipicamente, pur ammantando la scelta sul fatto che era una misura di prevenzione dal punto di vista dell'ordine pubblico, quasi sicuramente, anzi sicuramente, è un'esigenza di tracciamento dei cittadini, che era già stata provata a essere messa in atto con una raccolta di dati biometrici al lato della registrazione del cellulare, quindi diciamo una deriva che porta la Namibia, pur essendo deserto, a andare nella direzione delle grandi nazioni che fanno sistemi di tracciamento. Ora, nella scorsa edizione di Privacy, noi avevamo terminato il nostro intervento con questa frase di Basel, cioè la privacy non è una maratona, è una maratona, non è una sprint. E questa è la sollecitazione, appunto, come diceva la collega, che vogliamo lasciarvi. Riuscire a non essere tracciati, riuscire a uscire da questo mondo è una cosa faticosa, che richiede molta attenzione, e l'attenzione che richiede può essere sia dal punto di vista delle abitudini, sia dal punto di vista delle conoscenze tecnologiche che ci possono portare a fare determinate scelte. Tutto però va valutato, va bilanciato secondo la nostra volontà di non essere tracciati. Spesso in questi convegni parliamo con colleghi, diceva giustamente Calamari prima, che tutto quello che usiamo sostanzialmente ci traccia. Il nostro bilanciamento è fra la comodità dell'usare gli strumenti come WeChat, di cui abbiamo parlato prima, che è uno strumento onnicomprensivo, per cui in modo trasparente vengono eseguite operazioni senza che noi ce ne accorgiamo, e la difficoltà di uscire da questo sistema, che comporta una scelta consapevole, cosciente, molto forte, ma che provoca dei disagi. Può portare, adesso la rappresentazione è un po' così, alla nostra morte sociale. Il fatto che noi non utilizziamo strumenti, provate a pensare solo in Italia, lo SPID, la carta d'identità elettronica, sistemi di pagamento, sono tutti sistemi che sono utilissimi, la PEC stessa, ci permettono di agire in un modo estremamente più comodo. Contemporaneamente noi stiamo lasciando sul piatto di questa comodità buona parte dei nostri dati personali, buona parte della nostra vita. Ora, noi avremo due sollecitazioni e chiudiamo qui il nostro intervento. La prima è questa: vale davvero la pena fare questo tipo di discorso? Parlando con colleghi, con persone che si occupano tutti i giorni del tema della protezione dei dati personali, probabilmente sì. Ma siamo così sicuri che questo valga per
chiunque, perché se io penso alla comodità che hanno, che abbiamo tutti, l'attenzione sul fatto che il nostro dato personale non sia scambiato con la nostra perdita di libertà di movimento in tutti i sensi, è un tema che dovremmo porci soprattutto per portarlo alle persone che tutti i giorni utilizzano questo tipo di strumenti, ma noi stessi in modo molto meno consapevole di quanto possiamo fare noi. E su questo vi ringraziamo. Vuoi dire qualcosa? Posso aggiungere Allora, una aspetta, cosa? che mi sono Aggiungo questo. Sì, tenete in considerazione che stiamo andando verso una situazione per cui potrebbe anche essere quasi impossibile o comunque svantaggioso. Uscire dai sistemi digitali. Faccio sempre l'esempio della Cina. Ci sono servizi, comodità, che se non vengono fatte con WeChat costano di più. Ça va sans dire, come dire. Ok? Cioè. Stiamo andando, ripeto, poi a guardare la Cina ci dovrebbe fare molto bene per riflettere quello che potrebbe essere no, tra pochi anni qua da noi, o tra pochi mesi in alcuni casi. Caspita, capite che c'è un sistema che in qualche modo ci induce dentro l'utilizzo quasi costretto di questi strumenti digitali. Faccio l'ultimo esempio. Era il 2009-2010, quando, non so se vi ricordate, avete visto, la Cina è stata la prima che ha utilizzato i messaggi vocali. I messaggi vocali sono i primi a utilizzarlo, a mandarli, sono stati i cinesi. Inizialmente ci sembrava strano mandare un messaggio vocale, vedevi queste persone che parlavano un telefono, cioè c'erano già gli smartphone effettivamente, però erano, nei primi anni 2000 erano un telefono di fatto, no? Poi ci si sono evoluti. Ecco, oggi il messaggio vocale anche da noi è la cosa che probabilmente utilizziamo, beh, i ragazzi sicuramente più di noi, i cosiddetti boomer, però. L'utilizziamo, ok? Allora ci sembrava strano vedere queste persone che parlano, sembravano quasi pazze. Ecco, quindi la nostra provocazione è, caspita, ma siamo veramente dentro un sistema per cui se io voglio uscirne, posso uscirne? Punto di domanda. Grazie. Grazie. Buongiorno di nuovo. Il prossimo relatore, anzi i prossimi relatori, sono Daniele Palombi Valerio Grossellone. e Valerio Pizziano. Cedo loro la parola, il loro intervento riguarda EUDI, cattiva pratica, cattiva tecnologia. Ok, ciao a tutti, io sono Daniele, sono un ricercatore in informatica teorica e matematica, mi occupo al momento di game theory e mi occupo anche molto di censorship resistance nei network decentralizzati. Questo è il mio collega Valerio. Sì, sono Valerio Corseta, sono ricercatore in etica della tecnologia e mi occupo specificatamente di intelligenza artificiale al momento. Ok, oggi appunto, come dice il titolo del talk, vi parleremo di EUDI. Chi di voi conosce EUDI già? Chi ne ha sentito parlare? Ah, ben pochi, ok, vabbè, bene, meglio. Ok, che cos'è EUDI quindi? È un insieme di specifiche per l'implementazione di un wallet digitale o un sistema di identità digitale in generale per cittadini e altre entità, come imprese, dell'Unione Europea, ok? Ed è
Insomma, si inserisce nel contesto eIDAS, che sono tutti questi regolamenti intorno all'identità digitale europea. Bene, qual è l'utilità di EUDI? Sarebbe quella di, insomma, raggruppare e archiviare in modo sicuro, almeno questa è, insomma, l'idea di partenza, tutto quello che concerne l'identità, digitale di una persona o di un'entità comunque europea, che può essere i documenti di identità, può essere dei contratti, può essere delle altre, attestazioni di attributi, come vengono chiamate, nella documentazione ufficiale, che c'è, cioè, come appunto, i biglietti del treno, le tessere della palestra, questi sono proprio esempi che vengono fatti esplicitamente nei documenti che riguardano EUDI. Ok, però chi sono gli stakeholders? E qui lascio la parola al mio collega. Gli stakeholders attorno a EUDI sono tanti, e sono per esempio gli stati membri che sono legalmente obbligati a fornire almeno un'applicazione, almeno una. Quindi già qui si presenta una frammentazione per il portafoglio digitale verso gli utenti finali, che incaricano dei wallet provider per lo sviluppo di queste applicazioni per il portafoglio digitale e le autorità certificatrici locali per l'emissione e certificazione di documenti digitali. Quindi, cioè, ci sono qui altri stakeholders che vengono identificati. Infatti, i wallet provider sono entità di terze parti. Quali sono i tipi di documenti digitali, okay, a cui stavo accennando prima? Bene, per la terminologia tecnica di EUDI, si dividono in credenziali digitali, che sono appunto documenti digitali identificativi per l'utente, come la carta d'identità o la patente, gli EAAs, cioè le Electronic Attestations of Attributes, che sarebbero documenti digitali che non sono identificativi, e sono di importanza minore, appunto, come possono essere, come detto prima, i biglietti del treno o l'abbonamento alla palestra. Quindi sono comunque titoli legati a una persona precisa, però non hanno bisogno di una quantità di controlli, insomma, più alta, come i Qualified Electronic Attestations of Attributes, che sono documenti sempre non identificativi, ma ufficiali, che vengono distribuiti da solo alcune autorità certificatrici che sono soggette a un maggior numero di controlli. E questi possono essere, per esempio, documenti fiscali. Sì, poi ci sono i service providers, che sono queste entità di terze parti che possono essere private o pubbliche, che utilizzano informazioni dal portafoglio e che richiedono all'utente finale l'autenticazione tramite proprio il portafoglio per accedere a dei servizi. Gli utenti finali, come anche stato accennato prima, sono cittadini europei residenti nell'Unione Europea e nei paesi che adotteranno il wallet e business, aziende, che sono obbligati a usare una delle applicazioni fornite dal loro stato di residenza, utilizzando quest'app per portafoglio digitale per autenticarsi presso questi service providers. Ok, quindi interessante. Sicuramente il cuore è nel posto giusto. La testa, insomma, difficilmente. Anche solo a questa descrizione vi posso identificare dei chiari problemi, come per esempio quello delle app sovrane. So, abbiamo, insomma, un po' sottolineato il fatto che ogni Stato membro svilupperà almeno una app proprietaria e che i cittadini dovranno per forza adottare un'app distribuita dallo Stato membro in cui risiedono. Questo già è problematico per diversi motivi, ma poi nascono altre domande, come per esempio questi dati, ok, secondo le specifiche di EUDI, dove sono? Dove vengono conservati e chi li gestisce questi data center? Ok? Questa è una problematica che non ci è nuova sul suolo italiano. Per esempio, la proposta originale per il Polo Strategico Nazionale, che sarebbe
la versione italiana del web sovrano, inizialmente la proposta che poi era stata accettata di Leonardo Telecom inizialmente conteneva proprio esplicitamente nella proposta, riferimenti all'uso di piattaforme, insomma, per l'hosting come AWS, Microsoft, Google Cloud, eccetera. Poi questo è stato ratificato in seguito, fortunatamente, però ovviamente questo non è specificato da nessuna parte nelle specifiche di EUDI. Quindi questa è una cosa che sarà lasciata poi ad ogni Stato membro. Ovviamente noi siamo stati fortunati in questo caso, non è detto che altri stati europei siano insomma, fortunati come noi. Inoltre, quali sono le garanzie della privacy di queste applicazioni? Innanzitutto, non è assolutamente scritto da nessuna parte che queste app debbano essere open source e quindi io come posso stare tranquillo pensando di affidare la mia intera di identità digitale a uno sviluppatore di terze parti che insomma mi offre questo prodotto del wallet digitale quando io non posso guardare che cosa, insomma, che tipo di trattamento dei miei dati stanno facendo. Questo è proprio il contrario dello spirito del GDPR, per esempio. Inoltre, sempre per ricalcare su questa cosa delle app sovrane, perché stiamo introducendo una quantità superflua di implementazioni possibilmente mal mantenute, possibilmente fallate, eccetera, quando per esempio esiste già un'implementazione di referenza completamente open source che potrebbe essere benissimo usata da tutti gli stati membri o dare la possibilità a chiunque di, seguendo le specifiche, implementare la propria applicazione a costo che sia open source o vabbè, quello dipende dagli utenti poi. Inoltre viene, per esempio, nella documentazione relativa a EUDI sottolineato più volte che queste app devono essere rese disponibili sui, insomma, sui, anche giustamente, da un certo punto di vista, sulle più grandi piattaforme di distribuzione di applicazioni per mobile, come per esempio Google Play e l'Apple Store. Però, una cosa preoccupante è che anche solo per mettere un'app sull'Apple Store, un'app che per esempio, che ne so, utilizza le notifiche push, bisogna includere nelle proprie app delle librerie closed source di Google o di Apple che sono noti traccianti. Quindi, insomma, partiamo male. Inoltre, appunto, come dicevo prima, c'è questa frammentazione delle implementazioni che viene introdotta senza nessun vero motivo, solo per spingere questa narrativa delle app sovrane, della sovranità di ogni Stato. Inoltre, questo porta avanti anche il problema del fatto che queste specifiche per l'implementazione di EUDI spesso non sono completamente, come dire, in italiano, enforced, ok? Per esempio, una delle una delle features suggerite è quella dell'uso delle zero knowledge proofs, per esempio. Vado in un locale, devo certificare che sono maggiorenne per, ordinare una bevanda alcolica, senza mostrare la mia data di nascita al commerciante. E posso rilasciare un certificato crittografico del fatto che, insomma, con garanzie di correttezza, eccetera, del fatto che, insomma, io sono maggiorenne senza rivelare, insomma, una quantità innecessaria di informazioni. Però, per esempio, questa non è una specifica che sarà richiesta. Quindi, che ne so, si potrebbero creare delle situazioni particolari dove magari in Germania non è richiesta l'implementazione dei Zero Knowledge Proofs e non è lasciata a discrezione del wallet provider, non viene implementata. La polizia italiana richiede le Zero Knowledge Proofs,
Una persona tedesca in vacanza in Italia viene fermata dalla polizia in Italia, che cosa succede? Ok, già questo è un altro tipo di problema. Relativa alla privacy, in quel caso dovrebbero essere rivelate più informazioni, necessarie. Ora, facciamo un altro piccolo excursus problematico su DC4EU e EBSI. DC4EU è già uno dei progetti pilota per l'uso del portafoglio di EUDI. Non è importante dove viene applicato, insomma, però una cosa interessante è che è stata usata parecchia enfasi sul fatto che si appoggerà su EBSI, che sarebbe questa infrastruttura europea permissioned per i servizi blockchain, in cui praticamente ogni Stato membro gestisce un nodo. Questo completamente annulla il concetto di blockchain, di sistema decentralizzato e i vantaggi che può avere. Per esempio, insomma, innanzitutto serviva una blockchain per fare queste cose? No, assolutamente no. È un database distribuito. Ci sono specifiche, cioè ci sono tecnologie che sono 100 volte meglio, più veloci, eccetera. Inoltre, appunto, database distribuito più, a quanto pare, un modello di esecuzione di smart contracts, che non sono altro che programmi che girano su un computer distribuito molto inefficiente, però non c'è nessun tipo di finalità economica, che è letteralmente la principale caratteristica delle blockchain. Quindi stiamo usando una tecnologia così per fare finta di usarla. Interessante questo. E inoltre, questo tipo di tecnologia è anche veramente, veramente primitiva, al giorno d'oggi. Infatti, non può supportare il volume di transazioni che deriverebbero dalle piattaforme. Cioè, qui stiamo parlando di una piattaforma che competerebbe in numero di transazioni, insomma, dal punto di vista di proprio accessi e scritture sul database. Insomma, alla pari del network Visa, per esempio. Qua, insomma, le blockchain più veloci al giorno d'oggi consentono qualcosa come 70 transazioni al secondo. Insomma, stiamo parlando proprio di nulla. E inoltre, appunto, sistema decentralizzato non significa, cioè, proprio il totale opposto di, come dire, un'oligarchia in questo caso, cioè un numero ristretto di nodi controllati alla fine da quello che è un consorzio, perché è un consorzio di stati. Inoltre, un altro problema è quello di, è il requisito, appunto, per specifiche EBSI, dell'inclusione delle autorità certificatrici nei browser come entità trusted. Questo ovviamente introduce un altro anello debole nella trust chain del web, che già appunto risiede su molte garanzie finte di fiducia. E inoltre l'ETSI, cioè L'ente standardizzazione l'ente esatto, tecnologica. di standardizzazione tecnologica europeo, proibirà ai browser di richiedere all'ECA misure di sicurezza aggiuntive oltre a quelle specificate dall'ETSI stesso, cioè stiamo mettendo un tetto alle specifiche di sicurezza che stiamo mettendo all'ECA dentro il browser, quindi proprio malissimo. Ok, ora lascio la parola al mio collega che ci parlerà di, insomma, la filosofia dietro ciò. Sì, occupandomi di etica della tecnologia, darò uno sguardo molto veloce, un po' più, ecco, riguardante la filosofia che è dietro lo sviluppo del portafoglio e in generale dell'identità digitale, che prende spunto dalla self-sovereign identity, che vuole essere insomma, una soluzione filosofica al problema dell'identità digitale e cercare di porre un argine etico allo sviluppo della tecnologia.
Gli utenti dovrebbero essere quindi sovrani della propria identità, l'utente deve essere centrale nell'amministrazione della propria identità, prevenire le violazioni dei diritti umani da parte dei potenti e sostenere i diritti dell'individuo a essere se stesso, a associarsi liberamente. E deve essere trasportabile e interoperabile, tornando al discorso delle app. E non può essere vincolata a un solo sito o locale. Questi sono principi di massima che vengono dati a livello filosofico per lo sviluppo di queste applicazioni. EIDAS2 in questo senso propone però un meet or miss. Non c'entra proprio bene il problema. I principi della self-sovereign identity, ho preso quelli di Christopher Allen, che è uno dei più citati per quanto riguarda self-sovereign identity, questo tipo di filosofia attorno all'identità digitale. Questi principi sono distorti e vengono adattati a uno schema più centralizzato, come abbiamo potuto vedere dalle specifiche tecniche che sono state rilasciate per il wallet. In particolare sono ritoccati concetti e principi come quello del controllo, dell'accesso, della trasparenza, dell'interoperabilità e del consenso che viene dato. Ciò detto, speriamo che, insomma, abbiamo elucidato bene la questione e che abbiamo dato spunti, di riflessione, per parlarne. Grazie. Allora, io sono Luca Landucci, presidente di Procultura Aperta, che è un'associazione, come dice il nome stesso, che promuove la cultura, l'open content e i beni culturali. Oggi vi parlerò dei chatbot e i pericoli, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della privacy nell'uso di questi strumenti che sono sempre più pervasivi, diciamo, nella nostra quotidianità. Allora, prima di tutto bisogna fare una premessa su cosa sono i chatbot, cosa intendiamo per chatbot. Fino a poco tempo fa erano solo degli strumenti basati su regole, mentre quelli più sofisticati, quelli più moderni che conosciamo meglio, primo fra tutti, ChatGPT, sono quelli basati sull'intelligenza artificiale. Quindi quelli basati su regole funzionano molto semplicemente con una logica, con un algoritmo che risponde a determinate parole chiave che immette l'utente. Sono molto basilari, molto semplici e servono per funzioni appunto relativamente semplici. Mentre quelli basati sull'intelligenza artificiale sono basati quindi sul machine learning, sull'apprendimento automatico e migliorano sempre dopo ogni iterazione, sia con l'utente sia anche con i vari utenti. Quindi rispondono con linguaggio naturale, come vediamo appunto con ChatGPT che noi scriviamo. Come normalmente, come parliamo con un'altra persona, e sono molto più dinamici, molto più efficienti nelle risposte. Quindi, quelli basati su regole rispondono, sono utilissimi per rispondere a domande frequenti. Con un input di determinate parole chiave o comunque con determinati input dagli utenti rispondono e gestiscono operazioni che sono più o meno sempre uguali, sono molto simili fra loro. Mentre quelli basati sull'IA sono personalizzati sull'utente, offrono soluzioni più personalizzate, più efficaci e migliorano sempre dopo ogni iterazione. È chiaro che dal punto di vista dei problemi di privacy sono molto più invasive questi secondi che basati sull'intelligenza artificiale. Quindi qui uno schema molto semplice su come funzionano quelli basati sull'intelligenza artificiale. Quindi ricevono un messaggio dall'utente, elaborano la risposta con il machine learning, quindi a seconda di quello che hanno, di come sono stati allenati, come hanno appreso, e rielaborano l'informazione attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale e quindi producono, una risposta, e hanno poi un feedback dall'utente.
hanno un feedback e capiscono se la risposta, diciamo, lo soddisfa o non lo soddisfa e riescono quindi a migliorare sempre di più. Però interagendo, avendo queste risposte, chiaramente vengono salvate, memorizzate e hanno quindi anche dei problemi dal punto di vista della privacy. Facciamo degli esempi dell'uso dei chatbot. Quelli classici sono naturalmente quelli che servono per l'assistenza clienti. Questi possono essere, anzi, naturalmente adesso sono utili anche per i chatbot con l'intelligenza artificiale che riescono a soddisfare un'ampia gamma di risposte e di problematiche dell'utente. Mentre quelli classici molto spesso erano limitati e quindi dopo successivamente si passava comunque a un'interazione umana che poteva essere sempre tramite chat o tramite telefono. Quindi quelli classici potevano essere cose abbastanza semplici come l'assistenza cliente oppure le prenotazioni alberghiere o la prenotazione di un biglietto in cui si forniva semplicemente un codice. Quindi erano limitati per quanto riguarda la privacy. Mentre tutte queste cose possono essere fatte anche dall'intelligenza artificiale, ma non si ferma qua. L'intelligenza artificiale adesso con i chatbot possono fare anche cose mai viste prima, come per esempio un consulto medico oppure l'assistenza psicologica. Questi sono dei casi già realmente esistenti in America. Per esempio, un chatbot, diciamo di assistenza psicologica che fa di assistenza come un amico virtuale, replica, è stato per esempio recentemente bloccato dall'Authority della Privacy in Italia perché, non limitava l'accesso ai minori e quindi c'era un possibile problema. Allora, andando avanti, andiamo a spiegare com'è che raccolgono le informazioni e quindi sono invasive per quanto riguarda la privacy. Quindi raccoglie una vasta gamma di dati, primi fra tutti naturalmente i dati immessi direttamente da parte dell'utente, quindi tutte quelle che vengono digitate o naturalmente anche parlate, perché quando si parla di chatbot non bisogna pensare ai chatbot scritti, ma anche per esempio Alexa o Siri possiamo considerarli come dei chatbot. Quindi tutti questi dati che vengono direttamente immessi da parte dell'utente vengono raccolti, ma anche altri dati che magari un utente non considera che vengano raccolti. Quindi tutti quelli dati di contesto, cioè i metadati che riguardano ciò che ha a che fare con i mezzi magari usati dall'utente. Quindi il chatbot riesce a riconoscere se stiamo utilizzando Android oppure iOS, se stiamo utilizzando uno schermo piccolo, grande, e tutti questi dati, per esempio l'indirizzo IP, quindi riesce a riconoscere da dove proveniamo. Tutti questi dati vengono raccolti, ma anche i dati di tutte le diverse interazioni con il chatbot. Quindi può avere uno storico di noi, non solo dall'ultima conversazione, ma anche tutte quelle precedenti, e quindi può profilarci e può capire meglio le nostre esigenze e quindi può raccogliere tutti questi dati, tra questi dati naturalmente ci possono essere dei dati sensibili, come per esempio dei dati delle carte di credito o altri dati considerati sensibili. Quindi nascono varie problematiche nell'uso di questi chatbot. La prima è la mancanza di consapevolezza da parte degli utenti, che spesso usano, diciamo, alla leggera questi strumenti senza sapere che raccolgono tutta questa grande mole dei dati di loro. Quindi non sanno come vengono trattati questi dati, se questi dati verranno trattati solo esclusivamente per l'uso
per l'uso dell'utente che sta facendo in questo momento o se l'azienda a cui stanno cedendo, diciamo, questi dati, userà questi dati per finalità di marketing, per finalità di allenare un altro intelligenza artificiale o per cederla a terzi, sempre per finalità di marketing. Quindi non c'è molto spesso la consapevolezza di ciò da parte degli utenti. E molto spesso il consenso alla privacy, non è molto informato e non è autentico. Questo perché questo si cozza con il marketing che vuole che tutto il processo con l'utente sia fili liscio, più lineare, più semplice possibile. Quindi l'utente neanche si deve accorgere diciamo, di stare a parlare con un chatbot e di rilasciare queste informazioni. Quindi più è lineare, più è semplice e più viene nascosto, diciamo, il consenso privacy, le informazioni dei dati che vengono rilasciati e come vengono trattati questi dati. Quindi il consenso magari è un semplice sì che viene dato senza neanche tanto leggere cosa stiamo facendo, eccetera. Ma ci sono anche altri problemi naturalmente nell'uso dei chatbot, che è la sicurezza dei dati. Quindi questi dati che noi immettiamo, che noi diamo ai chatbot, come vengono trattati? Molto spesso l'uso dei dati è un uso non consentito, perché magari questi dati vengono trattati non solo per l'uso, il mero uso del chatbot, ma vengono trattati anche per altre finalità che magari non sono neanche specificati nel consenso privacy. Ma i problemi di sicurezza sono anche i problemi degli attacchi informatici. Il primo fra tutti degli attacchi informatici che riguarda il ransomware, cioè il pericolo da parte di hacker di crittografare quindi i dati degli utenti e chiedere un riscatto per avere la chiave di decrittazione, altrimenti i dati sono non più trattabili, non più gestibili e quindi si perde l'uso di questi dati e questo riscatto magari molto spesso viene anche minacciato, se non si paga, di rilasciare tutti questi dati nel dark web, quindi accessibili a chiunque. È già il caso di pochissimi giorni fa di dati sanitari di utenti italiani che sono stati immessi nel dark web da parte di hacker perché non era stato pagato un riscatto. Quindi c'è sempre questo pericolo che chi detiene i nostri dati non li gestisca in maniera oculata, in maniera sicura, e quindi gli hacker possono avere accesso a questi dati. E poi naturalmente c'è il data breach, cioè i pericoli di fughe, di dati in vari modi, naturalmente sempre per attacchi informatici. Quindi ci possono essere per varie negligenze da parte appunto sempre di chi detiene i dati, non tanto degli utenti, ma per chi ne detiene. E poi questo non è tanto connesso alla privacy, ma comunque è un pericolo, costituisce sempre un pericolo nell'uso dei chatbot, che sono i bias, cioè i pregiudizi che hanno questi chatbot quando rispondono alle nostre interazioni. Questi bias che possono essere di vario tipo, i bias possono essere i bias di addestramento, cioè come è stato allenato l'intelligenza artificiale, quindi con dati magari parziali, e quindi rilascia anche contenuti di parte. Oppure bias di rappresentazione,
se che è abbastanza collegato a quello precedente, quando sto addestrando il mio chatbot, la mia intelligenza artificiale, e ho dei dati parziali solo di una certa categoria di utenti, di un solo segmento, e lo considera come se questo segmento rappresentasse la totalità degli utenti. E poi il bias di iterazione, quindi a seguito delle varie iterazioni degli utenti, perpetua un certo tipo di comportamento che magari è solo degli utenti più frequenti, ma non della maggioranza degli utenti. E quindi ha dei pregiudizi in base alle decisioni, alle risposte che il mio chatbot fornisce. Allora, adesso voglio fare alcuni esempi di leak, di fughe dei dati. Per esempio, la più importante che ha riguardato il chatbot di intelligenza artificiale generativa, che è ChatGPT, che è avvenuto il 20 marzo 2023 e ha coinvolto circa 1 milione di utenti. Non è stato rilasciato esattamente quanti utenti sono stati coinvolti. Per qualche ora c'è stato questo problema in cui per colpa di una libreria esterna, e comunque la responsabilità ricade sempre in ChatGPT, quindi in OpenAI che detiene questo chatbot, per qualche ora un utente poteva leggere le risposte di altri utenti. Quindi questa era una violazione quindi della privacy, perché quando ogni interazione con ChatGPT è una gabbia, è una storia a sé, e quindi io posso magari fornire anche le informazioni personali e risponderà in base a queste informazioni personali. Se un altro utente, a mia insaputa, e non conosco neanche chi, può leggere queste informazioni, è una chiara violazione della privacy. Questo è stato corretto in 6-7 ore, quindi adesso questo problema non si pone più, però per circa 1 milione di utenti c'è stata questa violazione. Un altro problema che si è posto sempre con questo chatbot, ChatGPT, è la cosiddetta divergence attack, cioè un attacco in cui è possibile ricavare i dati di addestramento del chatbot. Hanno fatto uno studio in cui sono riusciti a ottenere i dati con cui è stato addestrato il chatbot. Il chatbot naturalmente viene addestrato con migliaia e migliaia di informazioni, di libri, di paper e di altre informazioni raccolte su internet e ovunque, e quindi però non si può sapere da dove provengono. Mentre emettendo determinate parole chiave, determinati prompt nell'input del chat GPT, è stato possibile invece ricavarlo. Qui possiamo vedere degli screenshot di questo studio che sono riusciti a ottenere delle informazioni. Per esempio, ripetendo la parola poem, sono riusciti poi alla fine ad avere queste informazioni che sono state poi coperte, che sono delle informazioni personali. Questo non so bene se è un paper o qualcos'altro, comunque contiene le informazioni personali dell'autore, contenente addirittura il numero di telefono, di fax e di cellulare. Quindi è possibile ottenere la cosiddetta memorizzazione estraibile. Quindi ritornare all'informazione originale, che di per sé non sarebbe male sapere da cosa proviene le informazioni immesse, altrimenti si tratta di una scatola nera, però in questo caso però si tratta comunque di una violazione della privacy. Mentre nel secondo caso, sempre facendo immettere, ripetendo questa parola chiave, in questo caso book, si ottiene poi alla fine delle parole che contengono interamente il contenuto originale del testo.
Allora, in questo caso naturalmente non è una violazione della privacy, ma è una violazione di copyright, perché il testo è un testo protetto da copyright e in questo caso viene riprodotto interamente. Quindi questo non è tanto un problema da parte della privacy dell'utente che utilizza il chatbot, ma da parte di chi alimenta invece il chatbot per addestrarlo. In un caso è una violazione della privacy, nell'altro una violazione del copyright. Quindi, cosa può fare gli utenti per mitigare questi problemi? Beh, non è che ci sono soluzioni particolari rispetto ad altri problemi che avvengono utilizzando internet. Quindi sempre verificare come verranno trattati i propri dati e limitare il più possibile l'uso di questi al minimo necessario. Quindi settare le impostazioni della privacy al minimo possibile l'uso che noi ne dobbiamo fare. Poi il consiglio naturalmente sarebbe sempre di leggere le policy privacy, che nessuno fa perché sono lunghe, noiose e difficili anche da comprendere, però andrebbero lette. E naturalmente il buono consiglio, come sempre, di utilizzare un antivirus e un firewall per evitare comunque intromissioni da parte di utenti malevoli. Allora, le prospettive future nell'uso dei chatbot naturalmente c'è sempre una maggiore, diciamo, anche consapevolezza nell'uso della privacy da parte dell'utente, che comunque si cozza, diciamo, con il problema opposto, che i chatbot vengono sempre più integrati in tutti i servizi, in tutte le cose, e presto verranno integrati anche nell'internet delle cose. Quindi sarà sempre più semplice, sempre più facile, magari non ce ne accorgiamo neanche, utilizzare questi chatbot. Quindi da una parte c'è che gli utenti sanno che c'è questo problema della privacy, ma dall'altro vengono usati sempre più alla leggera, sempre più facilmente, senza limiti, senza problemi nell'utilizzare, perché fanno parte nella vita di tutti noi. E ci saranno comunque altre tecnologie che, diciamo, cercheranno di limitare questi attacchi, questi problemi da parte degli hacker, per esempio la crittografia omomorfica, cioè significa che i dati non verranno crittografati e decrittografati, ma verranno trattati direttamente crittografati. Quindi ci sarà un problema in meno rispetto a detenere la chiave di crittografia. Quindi, perché adesso chi detiene la chiave, se viene persa questa chiave, naturalmente un utente malevolo può avere accesso a tutti i dati. Mentre se i dati sono crittografati tutto il tempo, questo non può avvenire. Il problema attualmente è che avere una crittografia omomorfica è un problema perché richiede uno sforzo computazionale molto elevato in termini economici, ma anche in termini di tempo, e quindi attualmente non può essere utilizzato. E poi un'altra tecnologia che ormai fa parte da alcuni anni è la blockchain, quindi possiamo considerarlo un grandissimo database condiviso, decentralizzato, in cui chiunque può detenere una parte di queste informazioni, e la sicurezza viene controllata da tutti gli utenti insieme. Quindi queste sono le prospettive future sulla privacy. E niente, ho finito. Ringrazio per l'attenzione.
Perfetto, allora introduco il prossimo relatore che è Efrem Zugnaz, una colonna di privacy fin dall'inizio, che ci parlerà di Transamo Automotive, la nuova auto. Buongiorno a tutti, intanto arrivano le slide, mi presento velocissimamente. Io sono Efrem Zugnaz, mi occupo di un'associazione impermanente per i diritti digitali che porta alla società civile, alle scuole, alle università e a forze dell'ordine informazioni varie, ma mi occupo anche da 25 anni di privacy e di tecnologie legate all'automotive perché faccio il DPO su alcune società diciamo che si occupano della tematica e in più partecipo a dei tavoli italiani e internazionali per quanto riguarda la privacy, la sicurezza informatica in ambito appunto automotive. Quindi cercherò nei termini del possibile di rappresentarvi un scenario molto complesso, ma di lasciarvi solo alcune suggestioni per quanto riguarda, agganciandomi anche a quello che è stato detto dai relatori in precedenza, perché il tema è caldo. Potrò non utilizzare oggi WeChat, ma probabilmente l'auto in qualche maniera devo andare a utilizzarla. E chiaramente andrò magari veloce in alcune parti, vi lascerò le slide che troverete sul sito di e-privacy alla fine dell'intervento perché avranno tutti i link ai quali mi riferirò, perché la normativa sarà molto vasta e lunga decenni, quindi l'idea è di fermarsi su qualche slide e riflettere assieme per lasciarvi appunto degli spunti di riflessione e di suggestione proprio sui temi perché è uno scenario che già sta accadendo e accadrà sempre di più. Va bene, allora vi anticipo la tematica. Allora, sostanzialmente, noi pensiamo che l'automobile sia un oggetto, riceviamo delle informazioni, però nel prossimo futuro, questo oggetto, quest'automobile avrà un ruolo. Un ruolo perché non solo i telefonini ormai sono un'estensione dell'essere umano, ma anche l'automobile intelligente versione 2.0 diventerà un'estensione di noi stessi, con comportamenti molto significativi, perché se posso usare sul telefonino tecniche di offuscamento, se mi muovo a livello fisico sul suolo con un oggetto anche abbastanza visibile, questa cosa diventa ben più complessa. E quindi l'idea di oggi è raccontarvi quali e quanti soggetti a nostra insaputa già oggi hanno a disposizione queste informazioni, cosa potranno fare nel prossimo futuro e perché noi dovremmo averne dei vantaggi. È presto detto, chiaramente, vi porto anche le relazioni della. Siamo pronti? Via. Ok, allora. Già fatte le presentazioni, contesto era quello che stavo dicendo prima. Stiamo pensando, Transautomotive cosa vuol dire? Solo l'automobile? No, è uno scenario estremamente più complesso, riguarda le infrastrutture, chiaramente i veicoli, le persone e agganciate le persone ci sono i dati di queste persone e chiaramente il concetto della privacy. Quindi oggi toccheremo due temi fondamentali, uno legato alla sicurezza, l'altro quello della privacy nel mondo dell'automotive. In aggiunta la parte cyber e l'intelligenza artificiale che abbiamo visto prima, perché ovviamente entreranno a gamba tesa in questo scenario che già, come vi ho detto, è abbastanza complesso. Perciò gli attori, come vi ho detto, sono tantissimi: soggetti privati, la società civile, le case automobilistiche che sono un portatore di interesse molto forte, governi, enti, vi sto parlando che è la comunità europea che sta dando dei mandati, e mi aggancio a un'osservazione che è stata fatta prima. Di quello che vi parlerò riguarda l'Europa. Dei tavoli uguali sono stati fatti in America e in Cina, però a parità di hardware, quindi le macchine vengono vendute in tutto il mondo uguali, ma il software è diverso. In America è possibile avere la guida autonoma con un software di livello 2 o 3, in Europa ancora no. E oggi ragioneremo insieme perché. Enti, governi, autorità di certificazione e altri, potete immaginare chi possano essere. Quindi il quadro, ho detto, è estremamente complesso. Partiamo dalla parte normativa, non posso evitarla, come ho detto, ve le lascio nelle slide, ma di tutte queste direttive, avremo due slide, ne parlerò fondamentalmente di tre.
La prima è la direttiva del 2010 del Parlamento europeo sul quadro generale della gestione dei sistemi di trasporto intelligenti. Allora, ultima, ovviamente, il 22 novembre 2023 viene emanata un'altra direttiva che abroga parzialmente e integra quella del 2010. Chiaramente questa cosa entrerà in vigore nel prossimo futuro. Oltre a queste, ci sono un sacco di norme e ISO che vanno a dettare quelle che sono le classificazioni dei veicoli. Comunque, sostanzialmente, di tutte queste norme che vi lascio nelle slide, mi soffermerò già io, vi ho estratto i punti focali. Le norme, quindi, abbracciano i sistemi di trasporto intelligente che vedete nell'area blu, quindi norme estremamente ampie di vari settori, e in particolare arriveremo a un discorso legato a quelli che sono i CITS, che è quello che interessa a noi, cioè che dati raccolgono i veicoli per conto nostro mentre noi viaggiamo nel prossimo futuro, ma non tanto. La direttiva dispone sostanzialmente quattro aree. Sostanzialmente, che adesso andremo a condensare, e queste quattro aree hanno delle specifiche norme di settore. In sostanza, vengono inclusi nell'automotive, cioè nelle automobili, quattro nuovi servizi: la mobilità connessa e automatizzata, le applicazioni di mobilità come servizi erogati, l'offerta multimodale, che vuol dire cambiare i trasporti, e una cosa, lo vedete in giallo, ve l'ho segnata. Servizi ITS considerati nuovi e emergenti. Capite che nella direttiva non si capisce cosa vuol dire all'interno del mio veicolo nuovi ed emergenti. In particolare, nell'articolo 10 bis, si stabilisce che il sistema dell'Unione Europea avrà una gestione di credenziali, e torniamo al discorso di certificazioni, di sicurezza di sistemi cooperativi di trasporto, ovvero quei sistemi che consentono ai veicoli di interagire direttamente gli uni con gli altri e con infrastruttura stradale circostante. E questi comprenderanno sostanzialmente un'autorità politica, dei gestori e elenchi fiduciari di enti certificatori e di punti di contatto. Nelle slide trovate, se volete andare a vedere, chi sono. Quindi si sa chi sono in questo caso. Il problema è cosa fanno. Ok? La differenza qual è? Passiamo da un sistema, lo vedete qua, informativo blu, a un sistema cooperativo, cioè le auto si predispongono a reagire a un contesto, ok? Perché anche le auto trasmetteranno informazioni. Adesso andiamo a vedere di cosa. Facciamo uno zoom su cosa vuol dire ICT. Allora, CITS è una soluzione intanto non basata sulla blockchain come dicevo prima, non l'hanno adottata perché ovviamente sarebbe troppo lenta, sentivo l'intervento, assolutamente non utilizzabile, è peer-to-peer. Quindi voi immaginate dei veicoli che come dei radar danno dei messaggi, qua vi ho citato due su tutti che sono il CAM e il DEM, sono messaggi informativi, ma sostanzialmente in giallo lo vedete, oltre ai messaggi CAM che sono quelli che cooperano col sistema, i DEM si attivano esclusivamente quando ci sono eventi specifici, incidenti o situazioni di emergenza, quindi cooperativi, e l'auto fa qualche cosa quando arriva un segnale di questo tipo mentre io sono in mezzo a questo contesto. Allora, le condizioni di attivazione non sono sempre stabili. Le condizioni di attivazione avvengono di questi messaggi, cioè di questo broadcast mentre io vado avanti con il veicolo, a una velocità superiore degli 80 km orari e ci sono angoli di sterzata, continuità, comunque non sono sempre accesi. Avvengono quando c'è una dinamica, cioè un veicolo sta andando in movimento, ok? Questa cosa avviene sulle infrastrutture e anche sui veicoli. Eccoci qua. Quindi sostanzialmente, comunque c'è uno scambio di cravi, è cifrato, sì, comunque genera un fingerprint, ok, ma già mi sta identificando e sta definendo un mio percorso mentre vado in giro. Vedete, tutte queste cose vengono mescolate assieme dando sostanzialmente un percorso. Come vi dicevo prima, vi ho condensato quelli che sono nel trasporto su strada i grandi temi e le comunicazioni saranno veicolo, 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 infrastruttura, 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 quindi
anche le infrastrutture, faccio un esempio, le autostrade piuttosto che le città metropolitane si scambieranno le informazioni. Guarda che ti sta arrivando un botto di veicoli presso il tuo centro urbano. E ultima cosa, ho messo l'asterisco, veicoli, pedoni o ciclisti. O tutto, si dice nella norma, specialmente quella inglese. Vedete voi. Ovvio, ci sono dei problemi di privacy, cioè quindi mi stai tracciando? Probabilmente, vediamolo nel dettaglio. I garanti europei nel 2017 se ne erano già accorti e commentano la direttiva del 2010. Quindi il punto focale è proprio questo, loro dicono, ma non è che questa cosa mi va a tracciare un po' troppo il comportamento degli utenti? E iniziano a dibattere. Sostanzialmente il gruppo dei garanti esprime una serie di opinioni che sostanzialmente sono queste qua. Prima di tutto, riconoscono che quello che vi ho appena detto è un dato personale e questo cambia tutto. Perché se io solo ricevo un'informazione sul traffico, non è un problema. Però quando comincio a dare dati del mio veicolo, dati di me stesso, della mia geolocalizzazione GPS, dove mi trovo, a che velocità vado, quanto sono stato a percorrerlo, ovviamente questo qua inizia a configurarsi come un dato personale. Lo vedete qua, questi due messaggi si legge proprio dal parere dei garanti europei, con i relativi certificati, sono dati pseudonimizzati. Tuttavia, in realtà, in linea teorica, come avete visto prima, avendo i certificati è possibile sicuramente risalire, quindi non sono dati anonimi, sono dati pseudonimizzati. Dati personali pseudonimizzati. Come ho detto prima, l'ho messo sotto, se ricevete informazioni sul traffico, le ricevete e basta. Ok? La condivisione dei propri dati trasforma l'evento in un evento significativo dal punto di vista privacy e va visto come si configura il legittimo interesse di qualcuno, non lo so, mio, non lo so. Il gruppo di lavoro 29, insieme ai tecnici, dice: ovvio, il CITS porta un sacco di vantaggi. Io sono ben felice se arrivo a Milano di sapere se c'è coda a Milano Est e mi fermo in autogrill a Verona, mangio una brioche in più e arrivo tranquillo in orario. Però sto già condividendo dati, anche se non uso WeChat, e questo è un problema. Innescare, lo dicono, l'ho messo in giallo, l'adozione non equivale a forzare un monitoraggio pervasivo. Quindi il rischio qual è? Se i veicoli, by design, by default, mi implementano questa trasmissione, vado già a forzare un monitoraggio. Allora, come ci si è risposti? Nel lungo termine e con un lungo maggiore livello di automazione, si prevede che l'impatto CITS, per questo questa parola vi deve rimanere oggi, non le normative, poiché il sistema potrebbe gradualmente prendere in carico le decisioni di guida del conducente. Quindi capite il messaggio che ho detto prima, fino a che io mando informazioni. Già parliamo di privacy, già parliamo di che dati condivido, ma quando queste informazioni interagiscono col mio veicolo e quindi non mi fermo a mangiare la brioche, ma mi inizio a frenare a Bergamo per evitare una coda, capite che questo non è solo un problema di privacy, è un problema logistico, è un problema di cybersecurity, è un problema nazionale, di sovranità nazionale. Quindi si chiude il parere di garanti privacy con quattro grandi principi. Mi raccomando, ridurre al minimo i rischi della reidentificazione, quindi disperdere quanto più possibile le certification authority affinché non ci siano dei rischi, poi vi parlo delle mie considerazioni personalissime sul tema. Migliorare la politica dell'emissione dei pacchetti sostanzialmente, cioè l'ambiente in cui mi trovo a livello di infrastruttura per certificare che questi arrivino esatti. Perché se uno mi fa frenare la macchina e non c'era nessun allarme, potete capire cosa possa accadere. Adeguare la frequenza anche di trasmissione, nel senso che queste frequenze di trasmissione sono sensate se gli eventi sono sensati e non fare una tracciatura continuativa e costante. E gestire la data retention. Una volta che l'evento è finito, per favore cancellami i dati. Cioè non mi profilare a un tempo eccedente a quella che è l'emergenza. Questi sono i pilastri. Secondo, protocollo di offuscamento. Un'altra grande cosa che è stata fatta, implementata dai tecnici, è che il percorso, vedete qua sopra, che vi ho messo blu, che identificava me medesimo, viene già diviso in segmenti, colorati a livello visivo diversamente, come se fossero gli spaghetti, di modo che se io insieme a altri veicoli non abbiamo linee colorate uguali, il tracciamento è più difficile perché sostanzialmente
è più improbabile trovare il mio comportamento o dove sono andato in maniera più precisa. Non ho risolto il problema, però rendo molto più difficile la ricostruzione del dato. Ok, altro problema, se parliamo di privacy, i garanti europei hanno detto, ma qual è la base giuridica per far tutto? Ok, poi ovviamente stilare un contratto, chiaramente con tutto quel complessità che vi ho detto io, determinando chiaramente ex ante le finalità del contratto, era praticamente impossibile, perché non si sa dove è implementata questa cosa, non si sa il livello di diffusione, quindi sostanzialmente escluso. Legittimo interesse di chi? Mio, delle infrastrutture? Chiaramente lo si intuisce, il principio cardine dell'Unione Europea è quello di ridurre i rischi stradali, migliorare l'efficientamento dei trasporti e dare anche dei servizi. Chiaramente questo crea anche un appetito di tipo commerciale e altre cose. Ovviamente l'interesse legittimo del titolare dovrebbe garantire che non prevalga sugli interessi, diritti di libertà fondamentali dell'interessato. Ovviamente questo è un tema assolutamente spinoso e si è optato per non utilizzare questa base giuridica. Altri, vado veloce, il consenso. Non guido solo io. Se io, per esempio, spengo la macchina, mi fermo, riaccendo, ogni volta avrei dovuto accettare qualche tipo di consenso in una forma telematica o sul telefonino o sul display dell'automobile. Non si sa, sarebbe stato tecnologicamente molto difficile. Abbiamo capito che sono dati personali per la privacy. I certificati unici di progettazione più il GPS denotano un percorso che ha un alto grado di precisione, quindi è assolutamente un dato personale. Molto interessante per vari soggetti. I messaggi, come vi ho detto prima, generano anche un fingerprint univoco per il mio veicolo, quindi alzano ancora il livello di identificabilità. Per quanto riguarda l'articolo 11, ovviamente è un trattamento che non richiede l'identificazione. Invocare che i dati fossero pseudonimizzati, c'è stato un dibattito che vi sintetizzo così. Non ci provate perché tanto in realtà pseudonimizzati non vuol dire anonimizzati e quindi è stato sostanzialmente. Sì, vado avanti. E quindi avete capito che il tema della base giuridica era altamente problematico. La normativa, la cosa più importante che vi devo dire per andare full screen, F5, no. Ok, la normativa ovviamente ha un rischio che vi dico subito. La function creep. C'è una simmetria informativa dove la tecnologia sta prevalendo su qualunque cosa, normativa, diritti, e capiterà perché questa normativa è entrata in vigore e obbliga le case automobilistiche e gli stati membri ad attivare questi servizi. Se avete delle auto oggi che sono state comprate alcuni anni fa, il problema non c'è. Però se comprate un ID3, un ID5 o avete una Cupra, probabilmente da qualche parte vi iniziano a venire fuori dei messaggi, perché il gruppo Volkswagen lo ha implementato. Se avete la Tesla, il problema non c'è, come vi ho detto, perché il software importato in Europa non prevede questo tipo di messaggi. Il prossimo relatore è Ugo Lopez, che ci parlerà del dilemma della dinamica bilanciamento fra privacy e cyber security. Cedo la parola a Ugo e gli condivido le slide. Buongiorno a tutti. Mi presento molto rapidamente. Mi chiamo Ugo Lopez, insegno informatica forense e reti di calcolatori presso l'Università degli Studi di Bari. Ho una doppia formazione, sono ingegnere informatico e un giurista. Sono un consigliere direttivo dell'Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense e sono un socio dell'Associazione Italiana Informatici Professionisti. E molto rapidamente, volendo dare un inquadramento generale, molto ampio ovviamente, delle problematiche che si pongono in tema di privacy e di cyber security, possiamo categorizzare queste problematiche in tre grandi macro categorie. Questioni tecnico-informatiche, quindi configurazioni tecniche degli apparati informatici, dei software, dei device e di tutto quant'altro. Questioni di natura legale, che sono appunto per lo più legate alla compliance, so, analisi, trasferimenti transfrontalieri dei dati, compliance al GDPR per quello che riguarda la privacy e così via, e questioni organizzative, per esempio la formazione degli utenti è una questione di natura organizzativa.
Ora, sebbene ci sembri un tema abbastanza moderno, la convergenza tra questioni di natura legale e questioni di natura informatica viene teorizzata per la prima volta nel 1949 da Loewinger, Lee Loewinger, che era un avvocato e magistrato americano, il quale introduce un nuovo termine, jurymetrics, che viene poi in italiano tradotto in giurimetria e che a grandi linee, sebbene secondo me non ci sia una mappatura uno a uno, è quella che noi oggi chiamiamo informatica giuridica. In realtà non è esattamente così dal mio punto di vista. Giusto per dare un contesto temporale, se voi cercate su Google, su internet, vedrete che nel 1954, quindi parliamo di 5 anni dopo essere stato coniato questo termine, c'è una foto storica, l'originale credo che abbia un valore anche non indifferente, di quattro operai dell'IBM che trasportano un hard disk da un deposito dell'IBM sul cassone di un camion. L'hard disk era grande quanto tutto il cassone di un camion ed era un hard disk da 5 megabyte. Questo perché vi dico questa cosa? Per farvi capire la portata di un'affermazione del genere fatta nel 1949, quindi 5 anni prima di questo evento. In realtà Loewinger si riferiva non solo all'informatica, ma lui ipotizzava l'ipotesi di introdurre di elementi di misurabilità del diritto, cioè quindi lui voleva accomunare il diritto a una scienza o alle scienze più in generale e cercare di dare una conformazione più certa, più sicura a quelli che sono gli eventi legati al diritto. E diceva che le due forze più potenti e influenti della società moderna sono diritto e scienza e cercano sempre di influenzarsi reciprocamente. Cosa succede almeno nel nostro paese? Nel nostro paese succede che le materie legate al diritto sono rigidamente coperte da riserva di legge. Voi il massimo che si può fare senza avere dei titoli giuridici è quello di fare il mediatore, è quello di difendersi in giudizio o avviare un giudizio per un ricorso a una sanzione amministrativa se inferiore a 1.100 euro o se importo leggermente superiori autorizzati dal Presidente di Tribunale. Si può eventualmente fare un decreto ingiuntivo negli stessi limiti di legge, ma non lo si può fare per altre persone. A parte questo, bisogna essere laureati in giurisprudenza, bisogna aver fatto almeno 18 mesi di pratica legale, di cui almeno 12 al di fuori del percorso di laurea. Bisogna aver da qualche anno, c'è anche un obbligo di formazione continua, non ricordo quante ore, ma sono svariate centinaia. Bisogna aver superato un esame di Stato, che vado a memoria, potrei sbagliarmi, non può essere sostenuto più di un tot di volte, altrimenti si perde la possibilità di essere avvocato. Per fare l'informatica, nulla, nulla di tutto questo. Noi abbiamo delle procure in Italia dove il principale consulente informatico è stavo per dire ragioniere, ma è scorretto perché parliamo di persone che sono diplomate in ragioneria, ma non sono abilitate all'esercizio della professione. Abbiamo avuto dei casi di procure dove il principale consulente informatico erano persone senza neanche un diploma. Abbiamo avuto casi di tutti i tipi. Questo comporta che nell'ambito giudiziario, quindi tornando a privacy e cyber security, l'aspetto tecnico dell'informatica viene trattato prevalentemente da giuristi, che indipendentemente dalle competenze non formali che possono aver acquisito durante il loro percorso professionale e personale, hanno un taglio fortemente giuridico. Altra questione che si pone ben più nota è quella del diciamo, conflitto tra la privacy e la cyber security più in generale e le operations. Cioè, c'è gente che lavora, ha bisogno di lavorare, ha bisogno di produrre, ha bisogno di avere procedure snelle, che spesso e volentieri si scontrano con questioni di privacy. Faccio proprio un esempio, diceva Marco ieri, stavo registrando delle lezioni per l'Università degli Studi di Foggia e il DPO mi ha cassato le lezioni perché pare che in alcune di queste 15 ore della registrazione si senta il sottofondo di una voce di un qualcuno che potrebbe essere pensato come dato personale e quindi potrebbe essere in violazione del GDPR. Quindi mi ha chiesto di rivedere 15 ore di video
identificare i punti in cui si sente la voce che non è mia e tagliarli. Il successivo relatore, che è Antonio Montillo, che ci parlerà della rana bollita della libertà digitale. Prego. Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Montillo, mi occupo al momento di Offensive Security, sono responsabile del Red Team della Digital Value Cyber Security, membro di una community che si chiama Synapsi, che abbiamo fondato su a Milano, che si occupa appunto di divulgazione a livello proprio paritario e transdisciplinare sulle nuove tecnologie emergenti. Oggi cercherò di essere breve e sintetico perché l'argomento di cui andremo a trattare è abbastanza vasto, appunto composto di molti pezzettini. Cerchiamo un attimino, e molto spesso diciamo anche ingarbugliati. Adesso andremo a guardare un po' qualche case history e qualche esempio, sia normativo che tecnico, per andare a cercare di capire qual è il concetto, la metafora della rana bollita in ambito di digital freedom e libertà, appunto, libertà digitali. Andremo a vedere un po' nel dettaglio cosa intendo come concetto di rana bollita digitale. Quindi andiamo a vedere come le libertà digitali possono erodersi sotto i nostri occhi, vivendoci giorno per giorno e un po' non accorgendoci. Penso il paradosso della metafora della rana bollita è quella metafora che indica il fatto che una rana, una volta messa in acqua, all'inizio magari l'acqua è un po' più fredda, poi si accende un fornello, scaldandosi piano piano la rana inizia a stare bene fino a che l'acqua non raggiunge una temperatura tale che la rana non riesce più a uscire dall'acqua e si cucina. Andremo a vedere un po' una cronostoria delle restrizioni digitali. Ora, parto dal 2011 in epoca moderna, più una previsione mia personale fino al 2035, quelli che sono gli impatti sul software e sull'hardware, le limitazioni che stanno cercando di introdurre da più fronti, sia politico che tecnologico, sulle app e sui software, quelle che sono poi alcune reazioni legislative e comunitarie, soprattutto riguardo alla comunità europea, e quali possono essere un po' di strategie utili ad adattarsi a questa situazione per resistere e invertire la tendenza. Alcuni esempi di erosione graduale, il sempre più verificarsi del monitoraggio online, quindi l'incremento progressivo del tracciamento e della sorveglianza online, come abbiamo visto anche nei precedenti talk, la censura e il filtraggio delle informazioni, quindi l'introduzione di censure sempre in maniera graduale, appunto per evitare che ci sia un impatto diretto e uno scontro, appunto, derivante dal fatto che la normativa sia calata dall'alto. Perdita di privacy, perché alla fine c'è la censura di per sé implica un controllo, e un controllo di conseguenza implica una erosione totale della privacy. Quali sono gli effetti della non opposizione a questi fatti che si stanno verificando? Rischiamo di abituarci gradualmente ai cambiamenti, accettando sempre le restrizioni in maniera sempre maggiori, sempre senza appunto porre alternative, e la resistenza, diciamo, diminuisce man mano che i cambiamenti diventano normali ed evitabili, utilizzando un concetto un po' quello che viene utilizzato anche nei media, un concetto che si chiama finestra di Overton. Come si riconosce ad esempio l'erosione delle libertà digitali? Attraverso la sensazione del sentore e poi la dimostrazione dell'incremento della sorveglianza, cambiamenti sulle norme di utilizzo, le limitazioni sull'accesso alle informazioni. Per evitare ciò, cosa dovremmo fare? Informarci, sensibilizzarsi su quelle che sono le questioni delle libertà digitali, sostenere ad esempio leggi e regolamenti che proteggano la privacy e le libertà online, e partecipare attivamente a discussioni sui diritti digitali, facendo un lavoro, come si dice, di community dal basso, perché tanto se aspettiamo che dall'alto si cali qualcosa che sia tendenzialmente migliorativo, come si dice, campa cavallo.
la consapevolezza e la vigilanza altresì diventa importante in questo contesto. Quindi bisogna essere consapevoli che esiste questo fatto che è pericoloso, che può portare ad una perdita di libertà anche fondamentali. Cioè, immaginiamoci, ad esempio, il fascismo iniziò così con l'introduzione delle liste, diciamo, di appartenenza ad alcune religioni piuttosto che etnie e via dicendo, cioè si inizia gradualmente il discorso. Tutti i regimi totalitari hanno iniziato così. Ad esempio, questo può essere lo stato dell'arte, sono qualche immagine che diciamo ci fanno capire in maniera visiva quelle che sono le restrizioni sulla libertà di internet. Come vediamo, anche noi siamo un po' nel giallo, quindi c'è. Non è che non abbiamo censura, ne abbiamo un pochino. Non siamo sotto sorveglianza, sotto censura pervasiva, però non siamo nemmeno totalmente liberi, sia per quanto riguarda il web che per quanto riguarda la stampa convenzionale. Queste, diciamo, sono un'altra immagine che al 2021 cristallizza lo stato dell'arte della libertà di informazione riguardo internet. Questi sono due grafici che ci fanno vedere un po' in quali settori viene applicata maggiormente la censura. Quindi, come vediamo, media e social media la fanno tendenzialmente da padrone, in coda tutta un'altra serie di, quindi, università, editoria, situazioni delle prigioni, opere, quindi, di teatro, musica, cinema, arti visive e altro in generale. Con quali metodi viene applicata la censura? Quest'altra immagine un po', cerca di riassumere questo concetto. Questa è un po' una timeline che mi sono preso la libertà di fare, quindi diciamo parto dal 2011, dall'introduzione da parte di Microsoft del Secure Boot come requisito obbligatorio per Windows. Segue il 2017, il DRM Worldwide, è una libreria che si occupa di tutela, sta all'interno diciamo di ogni componente del browser o di applicazioni per la visualizzazione di materiale coperto da copyright. E quindi Dax Chrome, Widewine, la libreria che la fa da padrone, non può essere più disabilitato. Dal 2017 Microsoft lascia Windows 10S, che è una versione, diciamo, blindata di Windows che impedisce l'installazione di app di terze parti. Nel 2020 Google introduce controlli di integrità del dispositivo, compromettendo appunto le ROM alternative, rendendo estremamente difficile moddare, come si dice in gergo, dispositivi. Nel 2021 Microsoft rende TPM 2.0 un requisito obbligatorio per Windows, altrimenti le nuove release dei sistemi operativi diciamo, difficilmente sono installabili da chi non ha un po' di dimestichezza con meccanismi di bypass o altre situazioni del genere. Nel 2021, sempre il Parlamento del Regno Unito propone un disegno di legge sulla sicurezza online, il cosiddetto Online Safety Bill. Nel 2022, Apple introduce i PAT, i Private Access Token, che è un meccanismo per validare che le richieste web vengano da dispositivi legittimi, quindi di proprietà della Apple a tutti gli effetti. Nel 2023 Google implementa i controlli di integrità dell'ambiente web in Chrome. Nel 2023 la Francia sempre propone il disegno di legge SREN che obbligherebbe i browser a imporre una lista di blocco fornita dal governo. L'Italia ha fatto velocemente la seguita e senza nemmeno passare da una consultazione ha creato Piracy Shield, che oltretutto è incredibile. È stato soggetto a un data leak del codice sorgente, insomma, un po', vabbè, poi magari lo approfondiamo. Nel 2024 ora YouTube, Gmail, Spotify, Bank, alcuni importanti siti web iniziano a utilizzare l'API Way di Google per la valutazione della reputazione degli utenti, costringendo i browser non conformi a oberrarti di captcha. Questo adesso ora iniziamo in quello che era un po' una previsione seguendo questo trend. Nel 2025 molto sui rumors dicono che Google rimuoverà la possibilità di installare app Android al di fuori dello store Play Store, quindi di per sé inibendo a tutta una serie di altri store alternativi tipo F-Droid e via dicendo, che in combo col blocco del bootloader
diciamo, il dispositivo non sarà mai, sarà sempre meno nostro. Nel 2027 i siti web non conformi al VEI saranno contrassegnati come non sicuri. Nel 2028 le estensioni per blocco della pubblicità sono bandite dallo store di Chrome, e forzare la loro installazione non renderà il browser conforme a VEI. Nel 2029 Windows 14 Home renderà permanente la modalità S. Nel 30 la quota di mercato delle macchine Windows basate su ARM supererà quella di x86-64 e i produttori dovranno imporre il blocco del bootloader, per essere accreditati, ad esempio, come partner affidabile Microsoft. Nel 31 Chrome viene fornito con liste di blocco fornite dal governo locale, modificarle rende il browser non affidabile. Nel 32 Chrome abbandonerà il supporto ufficiale per Linux, dicendo ad esempio è impossibile soddisfare i controlli di integrità dell'ambiente web UI sui loro sistemi operativi, quindi diminuirà la distribuzione dei sistemi operativi Linux in ambiente desktop. Nel 33 tutti i media player devono implementare i DRM, altrimenti pena non si possono pubblicare. Nel 34 le VPN saranno per lo più proibite in tutto il mondo. Nel 35 la maggior parte dei paesi, le app di messaggistica, inclusi i client di posta elettronica, sono considerate applicazioni critiche e devono ricevere l'approvazione del governativa prima della pubblicazione. Ecco, sono solo ipotesi di massa, però diciamo che la tendenza sembra andare verso questa parte. Nel 2023, appunto, dicevamo, da parte di alcuni governi è stato cercato di introdurre una legge che si chiama Chat Control. Al momento non è passata, è rimandata ad altra data, ma ora vedremo che ci sono altre, stanno per essere proposte leggi simili sotto altre spoglie. È anche vero che un'altra legge della Comunità Europea ha promulgato è il Digital Market Act, quindi diciamo una tendenza a rendere neutrali i dispositivi, quindi il diritto all'autoriparazione, appunto il diritto alla possibilità di usare software libero, e via dicendo, quindi cercando di evitare un po' di porre dei freni a quelli che sono i monopoli delle big corporation del settore tecnologico. Alcuni aspetti della neutralità dei dispositivi sono, diciamo, imposti alle grandi aziende da questo DMA. Il DMA è un passo, appunto, importante, come dicevamo, per evitare il gatekeeping, e le distorsioni nei mercati digitali. Però si prevede impegnativa, diciamo, sulla carta è semplice, poi dopo farla applicare. Comunque ricordiamoci che società del B Corporation del settore tecnologico, cito Alphabet e Meta, nella parte occidentale, ma Tencent, Alibaba e TikTok nell'area CIS, Yandex e via dicendo, hanno, diciamo, un potere non solo economico, ma anche politico non indifferente. Anche Amazon e via dicendo, porzioni di infrastrutture critiche del governo degli Stati Uniti girano sul cloud privato Amazon. Quindi capiamo che andare contro a queste società, anche dal punto di vista politico, non è banale, visto che hanno budget e potere economico, nonché anche politico, virtualmente illimitato. Questo è l'esempio per quanto riguarda la parte sulla neutralità dei dispositivi. Qui adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio, un po' più tra virgolette tecnico. Questa è una ricerca che abbiamo fatto con la community di Synapsi su quelli che sono diciamo, alcuni esempi su alcuni giornali della stampa italiana, come si comportano a livello di profilazione de dell'utenza. Ad esempio, il Fatto Quotidiano, prima della selezione e accettazione dei cookie banner, installa sul browser dei client alcuni cookie non tecnici, tipo tre cookie Ahead, SOX, SecureAnyD di Google e un cookie IMRID da IMR Worldwide. Questo prima dell'accettazione. Il sito contatta ad ogni visita di un utente 19 IP in 5 paesi, e quasi tutto verso traffico USA. Un altro fatto grave è che i cookie rilasciati non vi è traccia della descrizione obbligatoria che richiede il garante della privacy, perché non sono cookie europei.
Naturalmente ora qui ci sono solo, ad esempio, due case history, che noi siamo per ora pochi e non abbiamo budget, lavoriamo tutti, quindi queste ricerche le facciamo un po' a tempo, diciamo nel tempo libero, che è sempre meno. Comunque i casi in Italia di questo tipo non sono molteplici. Per par condicio abbiamo dato un occhio al giornale e fa più o meno la stessa cosa, quindi si presuppone che comunque tutti i gruppi editoriali facenti parte ai grossi gruppi italiani più o meno adottino la stessa logica. Diciamo, la parte poi, oltre a questo, diciamo, una parte controversa, una spinta controversa da parte dei legislatori in contrapposizione al DMA è la normativa sul CSAM. Praticamente vogliono farci passare il concetto che per evitare la pedopornografia online si debba necessariamente controllare i contenuti delle chat. Allora, il fatto è che si parla di billion di feed, quindi dato, reso informazione, scambiato quotidianamente con le app di messaggistica. Ipotizziamo uno scenario in cui davvero si mettono tutte in chiaro da parte di un ente super partes, regolatore, per evitare che si diffonda materiale pedopornografico online. A parte le, ci parlo anche da addetto ai lavori, oltre a occuparmi di cyber security nella parte offensive, nasco come sviluppatore, sistemista, insomma, quindi un po', diciamo, magari un po' di presunzione, però questa materia è un minimo la mastico. Occupandomi anche di ricerca e divulgazione anche in ambito universitario sul machine learning e deep learning, posso dire tranquillamente che analizzare quella mole di dati istantaneamente utilizzando gli algoritmi di deep learning o di machine learning odierni. Va bene, un po' presuntuoso come discorso. Cioè, intendo la centralizzazione di questa analisi. Quindi molto probabilmente saranno sistemi fatti per funzionare un po', come si dice, alla Carlona, tipo Pirate Shield, quindi soggetti a falsi positivi e tutte le conseguenze del caso. Una lettera aperta, ad esempio, firmata da 465 accademici, aveva avvertito che la tecnologia di riferimento su cui si basa la proposta di legge sono profondamente difettose e vulnerabili agli attacchi. Molto probabilmente si porteranno dietro con sé tutta una serie di indebolimenti della crittografia end-to-end e via dicendo. Praticamente creando una backdoor di una backdoor, chiamiamola così. Come si può fare a ovviare ciò? Sicuramente applicando un concetto che si chiama decentralizzazione, perché se l'informazione non è in mano ad un single point of failure, si riesce quantomeno a gestirla in maniera più distribuita. Ad esempio, piattaforme di social networking tipo Mastodon, tipo Blue Sky, tipo Matrix, quelle appartenenti al cosiddetto Fediverso, ci possono dare un'alternativa alla centralizzazione di piattaforme tipo Twitter, X, Meta e via dicendo. Quando i dati, ad esempio, sono distribuiti su una rete decentralizzata, diventa poi più difficile per il criminale hacker o compromettere simultaneamente molteplici nodi. Tecnologia blockchain, in questo caso, se utilizzata con criterio, ci dà un'immensa mano, perché la tecnologia blockchain ora va agli albori della cronaca per Bitcoin e le sue applicazioni più note sono quelle in ambito finanziario, ma la blockchain, non dimentichiamoci che è un concetto teorico, una serie di algoritmi che serve a risolvere un vecchio problema di informatica teorica, che è il problema dei generali bizantini, quindi un problema decisionale. Diciamo che amplia alla proprietà dell'informazione, che ad esempio confidenzialità, integrità e disponibilità, il non ripudio e l'immutabilità del dato stesso. Quindi diciamo che anche lì, oltre dal punto di vista economico, per esempio, o ad oggi una banca, se vuole, per frodi o via dicendo, ci blocca il conto. Non so se è mai successo a voi di averci la carta bloccata e arbitrariamente per sospette transazioni fraudolente. A me è capitato all'estero, in un paese in cui era meglio se non capitasse, insomma, ritrovarsi senza denari in un paese sconosciuto, anche mezzo canaglia, mi ha creato alcune difficoltà. Poi, avendo il mio wallet in cripto e avendo un po' di persone, diciamo, ho potuto sopperire almeno ai miei bisogni primari. Se fosse stato per la banca italiana, dovevo fare l'elemosina. Quindi,
promozione di una maggiore equità, le piattaforme decentralizzate possono offrire agli utenti maggior controllo sui propri dati, riducendo appunto la dipendenza dai giganti tecnologici, che spesso utilizzano, nonché quasi sempre, diceva anche un relatore precedente, le informazioni per fini commerciali. Cioè, ad oggi il 90% delle migliori menti matematiche che abbiamo sul pianeta Terra non stanno facendo ricerca e sviluppo per eliminare la fame nel mondo o garantire un'equità a livello di salute o di bisogni primari a tutta la popolazione dell'umanità, ma stanno al reparto ricerca e sviluppo dei big del tech a studiare algoritmi pubblicitari più persuasivi ed invasivi. E questo ve lo posso dire per certo, perché alcuni miei colleghi fanno questo di lavoro. Ho avuto la fortuna o il privilegio di assaggiare alcuni di questi prototipi con mano, e fanno abbastanza alzare un po' i peli. Io avrei fatto, cioè, un po' una roba, alcuni sono abbastanza invasivi. L'innovazione e lo sviluppo, la decentralizzazione di per sé, appunto distribuendo poi knowledge, quindi conoscenza, e anche creando transdisciplinarità tra i gruppi, consente appunto l'effettivo sviluppo sull'innovazione. Quindi, scusate, l'effettivo progresso dell'innovazione, quindi non solo lo sviluppo delle innovazioni per fini economico-commerciali, ma anche un progresso che poi a cascata ricade sulla collettività di tutti noi esseri umani. Piattaforme decentralizzate, ad esempio come il PFS, Interplanetary File System, offrono un modo più sostenibile di conservare i dati online. Quindi ognuno c'è un pezzettino della blockchain di PFS nel suo PC, se tira su un nodo, va giù un altro nodo, c'è un backup automatico. Quindi non si rischia, non so se ricordate GeoCities di Yahoo. Chiuso GeoCities di Yahoo, è stato perso, tranne qualcuno che ha backuppato o su Archive o su altre o in locale, se no tutto l'ecosistema di GeoCities, che era immenso, si è perso, perché la Yahoo ha deciso di chiudere i server. La decentralizzazione non è priva di sfide, la complessità tecnica è immensa, la resistenza al cambiamento da parte delle strutture esistenti logicamente viene da sé. Insomma, quando utilizzi crittografia spinta a decentralizzazione, le persone tendono ad incazzarsi, persone di un certo tipo, però noi crediamo nella crittografia e quindi portiamo avanti quest'idea. Considerando però i benefici, cioè tutti gli sforzi iniziali, una volta sormontato il primo, un po' no, come dice il vecchio detto, alla fine una salita cos'è? Semplicemente una discesa vista dal basso. Una volta sormontato quello scalino, poi dopo ci si potrebbe iniziare ad avere un mondo più equo a livello almeno di libertà digitale. Un concetto fondamentale che può dare una mano per ciò è il concetto di zero knowledge proof, che nel blockchain aggiunge appunto un ulteriore stato di sicurezza e privacy. Sono metodi crittografici, diciamo a grandi linee, che permettono al dimostratore di provare il verificatore, e quindi che essi posseggono un certo tipo di informazione senza rilevare effettivamente quell'informazione. Questo è utilissimo, ad esempio, nell'identità digitale dei migranti, mi viene in mente. Persone che vengono messe nei CIE in Italia solo perché soggetti al reato di sedicenza, quindi un reato amministrativo in Italia ti comporta la reclusione forzata ed indeterminata molto spesso, perché sulla carta ci puoi stare massimo 20 giorni, poi in 20 giorni il processo non te lo fanno e c'è gente che nei CIE ci sta anni con tutte le conseguenze del caso, che non sto qui a dirle, ma è cronaca quasi di tutti i giorni. Appunto, come dicevamo, applicazione della gestione dell'identità, l'immutabilità delle informazioni stesse, cioè la blockchain per sua natura, una volta registrata l'informazione o la zero knowledge proof nei registri della blockchain, non si può più mutare, quindi quel dato, una volta inserito, quel dato è diventato informazione, una volta inserito resta lì per sempre. Ad esempio, Ethereum supporta lo sviluppo di contratti in ZKN, Zcash andava apposta per questa, la sicurezza, la compliance viene da sé. Quindi diciamo le tecnologie ci sono, basta provare a implementarle. Adesso volevo fare 2 secondi un'ultima panoramica su un'altra backdoor, un case history simpatico che ci ha regalato la National Security Agency. Si sente spesso di backdoor, hidden functionality, trapdoor e via dicendo, inseriti nei standard crittografici e nei toolkit. L'ultimo di L'algoritmo di compressione
di XY per OpenSSH, ad esempio, backdoor inserita da un presunto membro di un APT di area CIS. Quella era una NoBus, questa dell'NSA. NoBus vuol dire Nobody But Us, quindi è un termine coniato dall'NSA per dire nessun altro, ma noi sì, lo possiamo fare. Questo è lo stesso concetto. Lì è stato usato da un threat actor, però qui ci ha provato un NSA con Dual ECDRBG, che era un algoritmo crittografico a pool velittica che voleva l'NSA farla inserire nel NIST. Diciamo, un concetto di backdoor è un difetto intenzionale in un algoritmo o in un'implementazione, ad esempio, crittografica che permette all'individuo di eludere quelli che sono i meccanismi di sicurezza per cui appunto il sistema è progettato. Se un sistema di sicurezza è un muro, ad esempio, una backdoor è un tunnel sotto. Le backdoor possono essere inserite da programmatori pigri, possono essere inserite da agenzie governative, da threat actor e via dicendo. Su dispositivi commerciali IoT è pieno, io occupandomi anche di ricerca di vulnerabilità, ne abbiamo provate alcuni su grossi prodotti commerciali, tipo D-Link e via dicendo. L'open source sicuramente è uno strumento che ci capisce, che ci dà una mano, ci fa capire come funziona il codice, ma non è una soluzione definitiva per individuare backdoor. XY nel caso ultimo ce l'ha proprio dimostrato palesemente. Tutto il codice, diciamo, una code base complessa è difficile da analizzare. Ci sono i concorsi internazionali tipo Obfuscated C Code o Unhardened C Code, che diciamo, dimostrano proprio empiricamente che dei codici apparentemente benigni possono avere all'interno funzionalità non propriamente lecite. Diciamo, l'idea nasce che ad esempio che tra i linguaggi di programmazione umani il codice macchina può essere utilizzato anche per inserire una backdoor. Uno dei primi articoli è questo che lo introduce, questo concetto è Reflection on Trusting Trust dell'84. TrueCrypt, vabbè, altre backdoor, insomma, è pieno in giro, mi sembra un caso. Mi sembra un po' non a caso. Diciamo, quali sono le problematiche principali degli algoritmi crittografici? Una è la debolezza casuale. In questo caso, ad esempio, potrebbe essere non sufficiente utilizzare crittografia stretta. Ad esempio, un difetto del generatore di numeri casuali una volta ha permesso di dirottare account su Hacker News, è stata fatta una ricerca. Un generatore sempre di numeri casuali indifettosi in Android ha permesso agli aggressori di dirottare diversi Bitcoin. Versioni di SSL sulle distribuzioni Debian aveva un problema su un generatore di numeri casuali, proprio a permettere agli aggressori di indovinare chiavi pubbliche o private. Ad esempio, questo è una breve introduzione su un generatore di numeri pseudorandom. Ad esempio, molti generatori usano un numero chiamato seme o seed, che rappresenta il punto di partenza per lo stato interno dell'algoritmo. L'algoritmo, in base al seed, genera un flusso di numeri pseudocasuali operando matematicamente sullo stato interno. Finché il seed o lo stato su successivo rimangono segreti, i numeri pseudocasuali prodotti dall'algoritmo sono imprevedibili per qualsiasi osservatore. Al contrario, invece, chiunque conosca lo stato è in grado di prevedere l'output. Linux, ad esempio, usa una riserva di numeri su DevRandom e su generatori di numeri pseudocasuali. Una volta che il programma richiede dati casuali dal sistema, Linux restituisce un hash del suo stato interno utilizzando SHA-1. Questa funzione, le funzioni hash o qualsiasi altra funzione hash sono, diciamo, progettate per essere unidirezionali, è facile da calcolare, ma è molto difficile da invertire. Questo mantiene segreto, diciamo, lo stato interno del generatore di numeri casuali. I dati estratti dalla funzione hash vengono poi reinseriti nello stato interno e periodicamente mescolati. Questo è uno schema un po' di minimo di come funziona un generatore di numeri pseudocasuali. Curve elittiche e funzioni unidirezionali. Le curve elittiche, ad esempio, sono usate in crittografia perché la loro funzione unidirezionale è abbastanza potente. Consente appunto di realizzare, come già descritto, attraverso sistemi geometrici,
un'aritmetica sui punti della curva ellittica che poi ci genera tutta una serie di parametri per la gestione delle chiavi. In poche parole, due punti su una curva ellittica possono essere uniti o moltiplicati per ottenere un nuovo punto sulla curva. Unire un punto con se stesso un certo numero di volte è un'operazione rapida e facile, ma tornare al punto originale richiede molto più tempo. Questo è un vecchio anche il problema di topologia. Questa operazione può essere utilizzata per creare una funzione direzionale a partire da un punto P1. Tipo, dato un numero n, si produce un altro numero m, unendo P1 con se stesso n volte per ottenere un altro punto Q, si restituisce la coordinata x di Q come m. E quindi risulta difficile poi tornare da m a m perché, diciamo, sarebbe sufficiente per risolvere il problema del logaritmo discreto sulle curve ellittiche, che è considerato estremamente molto difficile. Diciamo, possiamo immaginarcela un po' come due palline da biliardo in una tavola, no? Se qualcuno fosse chiuso in una stanza, potrebbe fare un certo numero di tiri, la pallina finirebbe in una posizione particolare. Tuttavia, se entrassi nella stanza in un momento qualsiasi e vedessi solo la posizione della palla, in quel momento sarebbe molto difficile determinare quali numeri di tiri o quanti tiri o con che angolazione il giocatore siano stati fatti finché che la pallina sia in quella posizione. E quindi diciamo che la pallina gialla è P1 e la pallina gialla è P2. Qui diciamo spieghiamo un po' come poter inserire una backdoor, quello che secondo me e altri miei colleghi ci siamo fatti un'idea di come volevano provarla a inserire l'NSA. Quindi diciamo tutto si basa, ora non vi sto a tediare nello specifico, se no andiamo veramente lunghi, ma tutto sta nel riconoscere il SID e l'N. Quindi se il SID e l'N sono noti e non si sa come sono stati generati, diciamo è possibile, quindi non risiede nell'implementazione, la backdoor non risiede nell'implementazione algoritmica o nella, diciamo, qualcuno ha fatto collision su grossi moduli di numeri primi, è stata briccata, diciamo, l'entropia dei numeri casuali o è stata trovata la funzione zero e via dicendo. Semplicemente giochi sul secret dei vettori iniziali, quindi la SID del vettore iniziale e dell'N sui cicli. Se te conosci quello, tendenzialmente puoi rendere finito il numero di chiavi e dai la backdoor. Tu magari non sai qual è la backdoor del sistema Pinco Pallino su SSH, però tu c'hai listato di tutte le possibili chiavi, ecco che hai fatto la backdoor. Questo in poche parole è quello che voleva provare a fare NSA, che poi hanno detto ok, nice try FBI, ma non se non ci dici come generi N e la chiave, l'RFC e la pubblicazione al list, non la trovo, non avverrà. Quindi diciamo un'altra, diciamo, backdoor è un altro concetto, il K-escrow, quindi diciamo su SSL. E quindi diciamo guardando al futuro, in conclusione, diciamo, implementare un sistema sicuro totalmente è estremamente difficile. Le backdoor possono essere introdotte sia a livello software, hardware o nell'algoritmo. Gli algoritmi non sono necessariamente sicuri o privi di backdoor. Diciamo che abbiamo ben visto che le funzioni crittografiche sicure possono essere indebolite se non esiste una buona fonte di casualità. Generare casualità in sistemi deterministici come computer è molto difficile da fare correttamente. Aggiungere forti di entropia imprevedibili può aiutare ad aumentare la casualità e a sua volta proteggere gli algoritmi da questo tipo di attacchi. Ad esempio, utilizzando noi un generatore di numeri pseudorandom per dei concorsi online, una società che soccupa di concorsi online, utilizziamo il movimento delle correnti a getto. Cloudflare utilizza una stanza piena di lava lamp. Diciamo che un'ibridazione tra il digitale e il fisico consente una buona dose di entropia sulla generazione del nucleo delle chiavi crittografiche. Io ho finito. Grazie per la presenza.